Che cosa siamo disposti a fare pur di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissi? Fino a che punto ci possiamo e vogliamo spingerci per accontentare la nostra ambizione personale? Queste sono solo due delle domande che mi sono posta leggendo il nuovo romanzo di Maria Luisa Minarelli, che si intitola Un cuore oscuro. A differenza della sua produzione precedente, questo è un romanzo che si va a incasellare nel genere noir giallo. È molto curioso perché in realtà non è né un vero e proprio noir né un vero e proprio giallo. Sai, la differenza tra un noir e un giallo è il punto di vista con il quale la storia viene narrata al lettore. Il noir di solito viene narrato dal punto di vista del colpevole, di un sospettato o di un esecutore di un qualcosa, di un omicidio, mentre il giallo di solito è narrato dal punto di vista di chi indaga su quell'omicidio, su quella morte. In questo romanzo Maria Luisa Minarelli utilizza entrambi i punti di vista. Quindi il lettore ha una visione più ampia sia della parte dell'investigazione vera e propria che si immerge nel punto di vista di chi veramente ha compiuto una serie di omicidi nel tempo. Ci sono almeno due buoni motivi per leggere questo romanzo. Il primo è che l'autrice ha un'abilità veramente enorme nel raccontare due epoche storiche italiane in pieno Novecento di difficile interpretazione, di difficile collocazione di una storia. Siamo nel 1938 e l'autrice ci porta a seguire le vicende di Olimpia Cavenaghi, una giovane ragazza che nasce in un quartiere povero, proletario di Milano e che però è motivata, mossa da una grande ambizione. E la capacità con cui l'autrice ricostruisce la vita in un'Italia fascista e trasporta il lettore in tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale è davvero notevole. C'è una ricerca storica fatta in modo magistrale e la cosa che preferisco di più, l'aspetto che prediligo di più di Maria Luisa Minarelli è la sua capacità di inserire documentazione storica e nozioni storiche all'interno dei romanzi senza mai appesantire la narrazione e senza mai esprimere giudizi su quello che è veramente accaduto nell'Italia del 1938. Allo stesso modo facciamo un salto temporale, arriviamo al 1980, un altro anno molto interessante e pieno di contraddizioni in un'Italia in cui si alternano un sacco di vicende politiche e storiche peculiari. Si parla ancora di crisi economica, si parla di terrorismo e di bombe inserite e nascoste in luoghi dell'Italia appositamente per spaventare e mutilare i cittadini italiani. Consiglio questo romanzo a tutti gli appassionati di gialli e di noir. Lo consiglio a tutti gli appassionati di narrazioni storiche e di romanzi dove c'è un'accuratissima ricostruzione storica e a chi ama la storia italiana del Novecento. E poi lo consiglio a tutti quelli che considerano l'ambizione un aspetto positivo della vita e non si sono mai soffermati a riflettere sul fatto che l'ambizione possa diventare una vera e propria arma e che possa fare del male a chi ci circonda e al nostro prossimo.